Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Cosa sei per il narcisista? Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, se non l'hai già fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale. Qua sotto, oppure qua sopra, ci dovrebbe essere un pulsante con scritto iscriviti, premilo, è gratis ovviamente, così rimarrai sempre aggiornata sui miei video dove parlerò sempre di relazioni tossiche con narcisisti patologici, come riconoscerli e come gestirli. Chiusa parentesi. Allora, cosa sei per il narcisista? Partiamo sempre dal presupposto che un narcisista patologico può essere sia maschio che femmina. Detto questo, un narcisista patologico, quando è in amore, parliamo di amore in questo caso, ma possiamo parlare anche d'amicizia, possiamo parlare anche di famiglia, perché spesso possono esserci dei genitori narcisisti patologici. Ecco, parliamo di amore. Se sei in relazione con un narcisista patologico, lui ti vede di sua proprietà. Quindi, un narcisista patologico è il tuo padrone, nella sua testa lui è una persona che farebbe di tutto per farti innamorare. Infatti all'inizio, nel love bombing, che significa bombardamento d'amore, nel corteggiamento, lui è dolce, carino, gentile, passionale. Sta recitando. Il suo obiettivo è farti innamorare. Perché una volta che tu sei innamorata, ti manipola come vuole. Quindi inizia a perdere interesse per te pian piano, tanto sa che sei lì e guarderà oltre, quindi si guarderà fuori dalla porta, se ci sono nuovi flirt, nuove persone da irretire in tutti i campi, anche lui guarda amore, quindi un'altra possibile partner, un altro, un amico, insomma, cercherà di guardarsi attorno. Perché ha una convinzione narcisista patologico, che tu non sei una persona, ma sei un oggetto. Infatti, ogni narcisista patologico vede le altre persone come oggetti da utilizzare per poi scartare. Non devi diventare troppo impegnativa, non devi fare troppe domande, non devi chiedere troppe cose. Se la vittima, ad esempio, chiede una relazione più seria o una presenza più costante del narcisista, ecco che il narcisista la scarta. Però, prima di scartarti, deve capire che sei innamorata. Tendenzialmente, oltre a capire che sei innamorata, deve aver trovato altro rifornimento narcisistico, quindi deve aver trovato anche un'altra possibile partner, una preda da adulare, oppure un nuovo hobby o un nuovo lavoro, insomma qualcosa fuori dalla porta che gli dia nutrimento narcisistico. A quel punto lì la cosa principale è scartarti. Ma perché ti scarta? Prima di tutto ti scarta per una ragione molto precisa, perché in quel momento lì ha altro a cui pensare. Ma parallelamente ti scarta perché vuole da te che tu gli corra dietro. Ma soprattutto sa che un domani, prima o dopo, quando lui vorrà tornare, o lei vorrà tornare alla narcisista, sa di poter contare su di te. Non ti scarta mai totalmente, ti lascia sempre un canale aperto, ad esempio ti potrebbe dire ti voglio lasciare perché voglio stare da solo, oppure ti potrebbe lasciare dicendoti "Bah, non ti amo più come prima, è meglio chiuderla qua", però sa perfettamente che tu morirai d'amore, che tu lo inseguirai e questa è la cosa che gli dà sicurezza, gli protegge le spalle affinché tu sia sempre lì per lui e quando ti scarta, credimi, sa perfettamente che sei innamorata. Quindi tu non sei più una persona per lui, ma sei un oggetto vero e proprio. Una persona che ha perso la sua soggettività per il narcisista, ma diventi una cosa. Come può essere, ripeto, una cosa, una sedia, un tavolo, una macchina, un'automobile. Ti vuole lì, ti vuole presente, vuole che stai male, sa che starai male, sa perfettamente tutto. E quando ti scarta lo fa in maniera atroce e ci gioca con te, perché più il dolore è alto e più tu soffrirai. Essendo sadico o sadica, narcisista patologico, cercherà di rincarare la dose, quindi sparirà. Se vorrai fargli delle domande, si negherà, riderà di te. Se gli manderai dei messaggi, risponderà quando gli pare. Ma ricordati che l'obiettivo principale è che tenerti un contatto aperto, ti potrebbe bloccare sui social network tipo Facebook, Instagram, ma ti lascia libero WhatsApp perché vuole che tu lo contatti. Magari ti silenzia,
magari ti blocca qualche volta, proprio per farti impazzire, perché il suo oggetto deve essere lì. Mi raccomando, questa è una cosa che devi capire. Un narcisista patologico non avrà mai relazioni, ma avrà soltanto situazioni con persone che oggettifica e poi le va a riprendere quando gli pare. Non permetterglielo, mi raccomando, perché tu sei una persona di valore, che ha dei sentimenti e che non meriti di essere trattata male da nessuno. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Oggi purtroppo siamo in un mondo dove l'informazione sul narcisismo patologico è ancora bassa e bisognerebbe fare più informazione perché, ripeti, i narcisisti patologici non sono soltanto in amore, ma sono in amicizia, in famiglia, i genitori potrebbero essere narcisisti patologici e ovviamente sul lavoro quando un boss potrebbe essere narcisista patologico. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.